Ancora una pronuncia di rigetto per Valeria Fedele, che si vede dichiarata inammissibile, l'ennesima istanza di sospensiva della sentenza che ha pronunciato sulla sua ineleggibilità, surrogando nelle funzioni di consigliere regionale l'avvocato Antonello Talerico. L'istanza, già presentata una prima volta in Corte d'Appello, era stata dichiarata imprescindibile per un errore di allegazione da parte del difensore di Fedele, che non aveva provato la pendenza del ricorso per Cassazione già presentato. La nuova istanza di sospensione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, accogliendo le osservazioni del collegio difensivo del neoconsigliere regionale, formato dagli avvocati Jole La Pera, Anselmo Torchia e Luisa Torchia. La Corte d'Appello ha rilevato che la sentenza impugnata avesse già ricevuto completa esecuzione e il giudice non ha potere di sospendere l'efficacia esecutiva di una sentenza. Non solo, la Corte di merito, aderendo alla difesa sostenuta da Talerico, ha anche sottolineato come le norme prevedano espressamente la sospensione degli effetti della decisione sino e non oltre il secondo grado di giudizio.